parola d'ordine eccellenza, e ognuno di noi ha una sua personale interpretazione dell'eccellenza. Allora, nella fattispecie, per lei che cos'è l'eccellenza? Ma l'eccellenza è una parola molto molto delicata, perché è quello che ognuno di noi vorrebbe fare e tenere ben presente quando svolge qualsiasi tipo di attività, dalla relazione familiare fino ad arrivare a quella professionale. Quindi è una parola da maneggiare veramente, handle con molta 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 cura. E ci proviamo nella vita, nel lavoro, in tutte le cose, a essere sempre eccellenti. Questo è molto bello. Allora, forse a casa è più facile, perché comunque l'idea dei sentimenti e degli affetti già di per sé richiama l'eccellenza. Come si fa a mantenere l'eccellenza, ossia l'etica e la professionalità e l'efficienza, essendo insomma una persona abituata a trattare la ricchezza? Ecco, vediamo di capire come mantenere questo binario così importante: professionalità, efficienza, ma anche etica. Ma qualcuno disse una volta: comportati sempre come se fosse la prima volta. E questo secondo me è molto importante, perché se uno ogni giorno si muove e svolge la propria attività con la curiosità, il desiderio, con la voglia di scoprire e di capire esattamente quali sono le esigenze delle persone che stanno davanti a noi, secondo me è una buona strada per raggiungere l'efficienza. Parliamo di Azimut. Che cos'è e che cosa fa? Quello che noi facciamo è cercare di portare presso il nostro mondo, il nostro degli investitori. Noi operiamo con famiglie, con istituzioni, con risparmiatori, e ci occupiamo proprio della mia divisione si occupa principalmente proprio della gestione della ricchezza. Cerchiamo di portare serenità. Questo è il nostro punto di partenza, e questo cerchiamo di farlo nella ricerca costante di prodotti eccellenti attraverso il passaggio generazionale, attraverso la gestione finanziaria del portafoglio, tutti i servizi che devono portare le persone che stanno insieme a noi a essere serene, tranquille, nel migliore dei modi e quindi con l'eccellenza. Questa sera facciamo gli auguri a tutti i nostri amici che ci seguono sul web, e quindi i suoi personali auguri natalizi. Tantissimi auguri, che il 2015 possa essere un anno di grande serenità e di amore. Auguri.